periodo è stato questo di lavoro tra di voi? Don Gero, io l'ho conosciuto quando ero bambino, è stato addirittura mio catechista per la cresima, poi i primi anni come seminario, lui allora seguiva un po', era prefetto di studio in seminario, quindi c'era già una conoscenza, una frequentazione, ma collaborare insieme c'era innanzitutto una grande anche trasparenza e libertà, per cui dover dare consiglio a Mossa Tanasini su alcune cose, capitava qualche volta che non sempre su tutte le cose collimassimo come visioni, ma c'era, come dire, una libertà di poter dire la nostra proposta, ascoltarci reciprocamente, e dentro un clima proprio davvero di grande, di cordiale fraternità. Quindi io ho un ricordo davvero bello e positivo di questi anni di collaborazione con Don Gero insieme al Vescovo Alberto. Lei è vescovo a Pavia da 9 mesi circa. Che esperienza sarà per Monsignor Gero Marino essere vescovo? Io stesso, come dire, quando sono stato vescovo avevo un po' paura di cosa volesse dire diventare vescovo. A distanza di 9 mesi devo dire che sono contento e che è meno peggio di quello che pensavo. Ecco, e alla fine poi il positivo che si incontra, il positivo che si sperimenta, la paternità che si può vivere anche da vescovo, il rapporto con la gente è davvero tanta. E penso che Don Gero questo lo potrà fare dentro una situazione chiaramente diversa come quella di Savona rispetto a Pavia, e con la sua personalità che non è la mia evidentemente, ma anche Don Gero è un uomo di grande capacità di rapporti, di contatti. Da neovescovo a neovescovo, qual è il primo consiglio che si sente di darle? Cominciare a fidarsi nelle mani del Signore che ci ha sempre accompagnati. Poi chiaramente un vescovo quando arriva alla diocesi, la prima cosa che fa, tiene gli occhi aperti, il cuore spalancato, guarda che cosa c'è, e poi pian piano comincia a mettere mano alle cose e guarda i collaboratori, poi magari fa delle scelte di novità. Quindi credo che Don Gero mi dia una bisogno di consigli.